Gesù è la chiave della salvezza. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Leggiamo il Vangelo di oggi, che è Luca 11, 47 fino al 54. Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi lo avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Amen. Carissimi, oggi si conclude questo episodio in cui Gesù, con l'occasione che è stato invitato da un fariseo a pranzare, inizia una discussione dove rivolge loro tre guai ai farisei e tre guai ai dottori della legge. Oggi stiamo continuando il discorso nei confronti dei dottori della legge, persone che istruite e fortemente legate alla legge e a precetti successivi che avevano insegnato e insegnavano le persone, dice Gesù, in realtà avevano portato via la chiave della conoscenza, senza entrarci e impedendo a chi voleva entrare di accedervi. È molto forte questa espressione. Avete portato via la chiave della conoscenza, che in greco è gnosi. Noi sappiamo che Gesù è venuto a portare la chiave della conoscenza. Ma di quale conoscenza stiamo parlando? Conoscere, sperimentare il regno di Dio. Gli scribi, i dottori della legge, i farisei sono stati gli ostacoli maggiori al riconoscimento di Gesù come Signore, come Salvatore, il Messia, di cui hanno parlato i profeti. Loro hanno ostacolato le persone, addirittura dall'accogliere, dal riconoscere in questo Yeshua, in questo Gesù di Nazareth, il Messia di Dio, il profeta di Dio. Ecco che noi sappiamo invece che Gesù stesso ha aperto la porta. Lui è la chiave. Quanto è bello il Vangelo secondo Giovanni, dove Gesù spesso, almeno 7 volte, ha detto: io sono la via, io sono la porta, io sono il buon pastore. Noi potremmo proprio dire oggi: Gesù è la chiave per il regno dei cieli. Se scribi e farisei, oggi tante persone nascondono la conoscenza e tu, per arrivare a conoscere la verità, devi fare attraversare tante situazioni. In Gesù non è così. Il Vangelo di Dio è semplice. Apri il tuo cuore, accogli Gesù come il tuo Salvatore e sarai benedetto. E inizia a sperimentare la via. Inizi a sperimentare e a conoscere. E guardate che conoscere nel mondo semitico è anche significato di sperimentare.
ma un'esperienza che è concreta, forte. E quando si parla della chiave della conoscenza, si parla di fare un'esperienza del regno di Dio, presente nella nostra vita. Dio si fa incontrare da coloro che lo cercano, da coloro che lo temono e da coloro che riconoscono in Gesù il suo figlio. Quindi oggi abbiamo davvero un brano meraviglioso, in una luce negativa, perché ciò che viveva Luca, ciò che vivevano i cristiani attorno all'80 d.C. era una forte persecuzione da parte dei giudei, una persecuzione delle attività missionarie. Perché? Perché c'era un formalismo, un legalismo, un fariseismo che ostacolava la diffusione del cristianesimo. Anche oggi non siamo in epoca molto differente da allora, ma cogliamo questa chiave che ci viene data da Gesù. Tu puoi fare esperienza di Dio, del Padre, dell'amore suo attraverso Gesù Cristo, attraverso la sua parola, attraverso la Chiesa. Chiediamo al Signore di manifestarsi oggi come la nostra chiave per entrare nel suo regno, per fare questa esperienza. Signore Gesù, grazie perché tu sei l'unico intermediario tra noi e il Padre. Signore Gesù, grazie perché morendo sulla croce per me, per ciascuno di noi, hai aperto questa porta. Tu sulla croce hai manifestato che sei la chiave del Padre, affinché entriamo per quella porta. Grazie perché tu davvero ci doni di far parte di un gregge benedetto da Dio. Tu sei davvero il nostro buon pastore. Noi non ce lo siamo meritati, ma il tuo amore è stato così grande da donarci anche oggi di fare una nuova esperienza e avere un nuovo incontro con te. Donaci di toccare questo verbo che sei tu, che si fa carne nelle nostre vite. E a te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E allora, carissimi amici, lo slogan di oggi è: Gesù è la chiave della salvezza. E questa chiave è stata messa nelle nostre mani. Non è una chiave che dobbiamo cercare chissà dove, anzi, prendete in mano la vostra Bibbia. Se non ce l'avete, comprate una Bibbia, la parola di Dio, e troverete la chiave che ogni giorno ha la capacità di aprire tutte quelle porte chiuse che noi troviamo. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!